Abbiamo firmato qua oggi a Savona insieme all'INA e all'ANMI, è un protocollo molto importante, soprattutto per la provincia di Savona, che riguarda un'unione di intenti ma anche di azioni tra Regione Liguria, appunto, e le altre INA e ANMI per la ricollocazione lavorativa di chi è rimasto invalido a causa di un incidente sul lavoro. È chiaro che per ogni disabile è importante avere un lavoro. Chi è diventato disabile a causa appunto di un incidente patito proprio sul lavoro è anche una sorta di rivincita e quindi c'è l'impegno morale a far sì che attraverso questo protocollo si riescano a ricollocare più persone possibili. Naturalmente ci vedremo tra un anno per capire che ruolo è riuscito a svolgere questo protocollo. Questo protocollo dico importante, visto che qua a Savona ci troviamo in un'area di crisi complessa, quella di Vado e del suo entroterra, tutta la fascia a monte, quindi vediamo quante persone saremo riusciti a ricollocare attraverso questo protocollo firmato questa mattina. Opportunità di lavoro anche a seguito di un infortunio grave sul lavoro, e questo è lo scopo di un protocollo. L'ASL sarà fortemente impegnata anche nel trasmettere i dati utili all'INAIL e io, come assessore alla sanità e alle politiche sociali, sono contenta che questa iniziativa, che è partita da Genova, però venga realizzata anche nel territorio di Savona, perché dobbiamo avere attenzione a territori complessi e difficili come quelli dell'area savonese, che ha un numero importante di persone disabili e che possono avere un'ulteriore opportunità di lavoro. È una duplice rivincita che trova il sostegno adesso anche di Regione, ASL, Centri per l'impiego, INAIL e AMMIL. Vuol dire che noi siamo al fianco delle persone che hanno avuto un grosso infortunio, una malattia contratta nel lavoro, quindi per particolare meritevole attività della propria vita, e che ci trova assolutamente insieme nel trovare una possibilità di reinserimento, di nuova occupazione, di nuovo, diciamo, impegno sociale. Perché è chiaro che chi subisce un infortunio devastante talvolta, l'avere un'utilità sociale, essere reinserito, avere una motivazione in più di vita è sicuramente una cosa che è un premio anche per quello che lui ha sacrificato per tutti. L'istituto quest'anno eroga fino a 150.000 euro di finanziamenti sia per la formazione sia per diciamo, il ripristino della situazione lavorativa e quindi gli abbattimenti delle barriere architettoniche, la postazione lavorativa, eccetera, eccetera. Per cui noi scendiamo effettivamente, concretamente nella possibilità per il datore di lavoro che ce lo richiede, che è per il lavoratore che intende rimanere sul posto di lavoro oppure acquisire una nuova posizione lavorativa, a provvedere direttamente con le nostre disponibilità economiche, anche oltre che, diciamo, professionali, dare la possibilità di un reinserimento, un mantenimento del posto di lavoro. E questo per noi è molto importante ed è quello che ci assegna la legge dello Stato come competenza INAIL. Sarà un protocollo che poi sarà appunto attuativo nelle prossime settimane, e soprattutto per noi molto importante come associazione, perché darà una possibilità di dignità in più per i nostri infortunati, o comunque per tutti gli infortunati del lavoro, perché la cosa più importante di questo progetto è quello di dare una possibilità proprio a tutti quelli che hanno avuto un infortunio di tornare nel mondo del lavoro con una propria dignità, che è la cosa più importante dopo l'infortunio.